E allora ragazzi, salve a tutti, in questo video andremo a vedere la verità su Cupido. Cupido, come già sappiamo tutti quanti, è un eroe che non può essere ottenuto con i frammenti, può essere soltanto rollato oppure ottenuto con le carte eroe leggendario o le carte quelle di fine mese. Come potete vedere, anch'io uso Cupido in formazione e anche il primo in classifica, che in questo caso è Umbelor, utilizza ancora Cupido in formazione. Perché tutti quanti lo usano? Perché Cupido è sicuramente un buffer potentissimo. Che cos'è un buffer? Non è altro che un eroe che buffa, ossia carica gli alleati. Andiamo a vedere nel dettaglio Cupido. Ha come caratteristica una skill che gli permette di caricare, oltre all'attacco, la barra dell'energia degli eroi alleati. Con la skill 1 su 9, la barra di energia verrà caricata del 10% e l'attacco incrementato del 10%. Successivamente, ogni level up aumenterà del 5% per potenziamento, appunto, arrivando a, appunto, qui 3 su 9 al 20%. A 8 su 9 caricherà il 45%, mentre a 9 su 9 ci sarà un bonus, quindi è come se facesse due livelli e arrivasse a 10 su 9, andando a caricare appunto il 55%. Ora, come sappiamo tutti quanti, la barra dell'energia è composta da 100 punti, quindi 55 punti di energia caricata vogliono dire più della metà. Ogni eroe con un attacco carica 15 punti di energia, quindi una volta che Cupido avrà caricato serviranno soltanto 3 ulteriori attacchi per caricare la barra al 100%. Successivamente, al quarto attacco, il nostro eroe skillerà. Questo nel caso in cui l'eroe vada contro edifici oppure non venga attaccato. Nel caso in cui un eroe venga anche attaccato, si caricherà per ogni attacco ricevuto dagli eroi di altri 15 punti. Quindi basteranno 2 attacchi ricevuti e un attacco dato perché il secondo attacco che dia il nostro eroe sia l'attacco con il quale effettuerà la sua skill. Cupido è veramente un eroe da portare a 9 su 9, perché ragazzi, sinceramente io mi sono accorto della differenza di skill tra 8 e 9, che è veramente abissale. Andiamo a vedere nel dettaglio i suoi parametri per quanto riguarda attacco, velocità di movimento, HP, eccetera. Dunque, Cupido parte dal livello 1 con 200 punti di danno e 1600 HP, con un incremento progressivo per livello di 12 punti di danno e 85 HP. Quindi Cupido a livello 2 avrà 212 di danno e 1685 di HP. Successivamente, aumentando anche le stelle, aumenteranno ovviamente i parametri, bla bla bla, arriveranno al livello 180, a cui avrà appunto 3948 punti di attacco e 29615 HP, che sono oggettivamente dei parametri buoni per quanto riguarda gli eroi della vecchia serie, perché adesso stanno facendo eroi della nuova serie che hanno HP superiori a 50.000, quindi questi 30.000 che aveva Cupido, che una volta erano un sacco, adesso cominciano ad essere bassi rispetto ai nuovi eroi. Però comunque è sicuramente il miglior buffer insieme alla zucca. Infatti io vado ad utilizzare il mio Cupido a livello 180 e la mia zucca a livello 180 nelle basi, anche se non ottengono più esperienza, però perché ce li ho 9 su 9 e caricano veramente l'ira di Dio. La piccola pecca di Cupido è però la velocità di attacco, la quale è appunto di 1200 millisecondi, quindi un attacco ogni 1,2 secondi. Per quanto riguarda invece la velocità di movimento, parte da 155 per arrivare a 195, quindi è nella media. Ha una velocità di movimento leggermente inferiore agli altri eroi, quindi, detta questa sua piccola pecca, andiamo a vedere quali sono i suoi talenti migliori e dove può essere utile. Sicuramente ragazzi, il talento migliore per Cupido è rigenerazione 4 su 5 e non 5 su 5. E voi ora direte, sì, vabbè, tu dici 4 su 5 soltanto perché ce l'hai tu a 4 su 5. Così non puoi dire, no, ma non hai un talento buono. No ragazzi, non è così, semplicemente perché una volta che tutti quanti gli eroi hanno rigenerazione 5 su 5, cosa che hanno tutti i top, io non ne ho trovata nemmeno una per adesso, la solita sfiga, il nostro Cupido andrà a caricarli subito dopo che skilleranno. Quindi i nostri eroi attaccheranno, al primo attacco skilleranno, successivamente Cupido li caricherà di nuovo, quindi dopo un secondo attaccheranno di nuovo e skilleranno di nuovo. Cioè, immaginate una formazione in cui Zucca skilla al primo colpo, Minotauro, Aries, insomma chi volete voi, skillano tutti quanti al primo colpo. Dopo un secondo Cupido li ricarica e quindi loro sono di nuovo carichi almeno al 60-70%, perché sicuramente hanno ricevuto anche altri colpi. Nel secondo successivo skillano di nuovo, quindi effettuano due skillate, una successiva all'altra. Cosa che invece non accade se Cupido ha rigenerazione 5 su 5, perché sì, aumenta il danno del 55%, però l'altra metà della sua skill, ossia il caricare la barra, viene annullata perché appunto gli eroi sono già carichi al 100%, non se ne fanno nulla. Quindi ragazzi, a parer mio, il talento migliore per Cupido è rigenerazione 4 su 5. Dove è utile Cupido?
Cupido è utile veramente ovunque. Regno perduto, bufere, ondate, dungeon, raid, Cupido è veramente utile ovunque, perché ha una skill veramente utile in tutto. Detto questo, ragazzi, andiamo a vedere i pro e i contro di Cupido. Come pro sicuramente c'è che vola, quindi si schiva tutte quante le bombe, le mura, tutti questi piccoli problemi. Ed inoltre buffa tutti gli eroi, questo vuol dire che non carica soltanto i suoi alleati, oppure come dice la skill, andiamola a vedere, soltanto un eroe. Lui non aumenta i parametri di un eroe, lui aumenta i parametri di tutti quanti gli eroi. E se ci troviamo in bufera, quindi ci sono 20 eroi, lui li carica a tutti e 20 gli eroi. Quindi sotto questo punto di vista è veramente ottimo, anche per quanto riguarda il boss del nuovo mondo. Lui carica sia i nostri eroi che quelli del nostro compagno, quindi 10 eroi con una skillata, e devo dire veramente è una cosa ottima. Come contro, Cupido ha tempo di raffreddamento e velocità di attacco leggermente inferiore rispetto ad altri eroi, però tutto sommato è un ottimo eroe e come voto finale si merita almeno un 7,5, perché veramente Cupido è un ottimo eroe. Ragazzi, per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un like, un commento, una qualunque cosa vogliate fare, e se vi va anche di condividerlo con chi ancora non conosce bene il potenziale di Cupido, perché conosco gente che lo tiene a 5 su 9. Quindi ragazzi, un saluto a tutti quanti, alla prossima!